Daniele Morea, il barese e il valdiano si ritrovano. È durata solo pochi mesi la separazione tra l'ex bomber divenuto nel frattempo tecnico con tanto di patentino UEFA B, ovvero dal giorno in cui fu sollevato dall'incarico insieme a Sarri dal timone della formazione di eccellenza. Ora l'idillio tra le parti si è ricomposto e Daniele Morea ritorna a pieno titolo nei quadri del club azzurrana. A lui la società ha deciso di affidare la guida tecnica della formazione Juniores e Morea da subito si è messo al lavoro programmando uno stage per giovani calciatori nati negli anni 97-2000 che si terrà al Gaetano Romanelli di Monte San Giacomo venerdì alle ore 17:30. A questo raduno di Juniores sarà presente anche l'allenatore della prima squadra, Cristian Manfredini, che valuterà anche qualche elemento da inserire nel gruppo dell'eccellenza. Intanto sullo fronte mercato si registra solo una voce in entrata, quella del difensore Vincenzo D'Alto, svincolato dal Sassano. Mentre sono in fase di stallo le altre trattative, anche se quella avviata con la Gelbison per l'attaccante Giuseppe Torraca sembra destinata ad una conclusione positiva. E da buon fine potrebbe andare con il club vallese la pista che porta al difensore in quota Ander Cresciullo. Dopo l'uscita di scena dei due portieri, Zain e Fittipaldi, quest'ultimo insieme a Iette Puoli ritornato al Moliterno dell'ex Masullo, ancora non si è riuscito a trovare i sostituti e nonostante i tentativi portati avanti dalla triade Langone, Daguanno, Trezza, appaiono del tutto sfumate le possibilità per vedere. Appaiono del tutto sfumate le possibilità di rivedere a difendere la porta del Valdiano due ex come Mazza e Fagiano, quest'ultimo in prova proprio con la Gelbison. Al momento Manfredini può contare su una decina di elementi, buona parte il gruppo che ha centrato la salvezza. Inoltre ha annunciato che in ritiro, il cui inizio è previsto per il 7 agosto a Monte San Giacomo, ci saranno anche tre brasiliani, ma per la triade della direzione sportiva sono giorni frenetici con continui contatti per garantire al tecnico gli uomini giusti in vista della preparazione.